The truth. Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo tornati con la nostra carriera giocatore nel Cittadella per ora, perché adesso sì, abbiamo, cioè questo è l'inizio della seconda stagione che facciamo, quindi forse possiamo anche cambiare squadra, consigliatemi sotto nei commenti, nel caso mi arrivasse qualche offerta interessante, cosa dovrei fare, anche se io vorrei giocarmi almeno una stagione in Serie A con il Cittadella, dato che siamo stati noi insieme a Kwame ad esempio a portare questo Cittadella in Serie A, quindi diciamo che io vorrei restare, però ovviamente in FIFA 18, sto parlando ovviamente di FIFA 18, che poi ma il Cittadella in Serie A neanche fra 40 anni comunque, e non vi do tutti i torti perché ha una sfortuna, però in FIFA 18 qua noi ci siamo riusciti, quindi detto questo diciamo che possiamo anche andare a vedere le partite che andremo a giocare oggi, perché avremo la partita contro il Cesena di Coppa Italia che andrò a giocare e poi la partita contro la Fiorentina appunto non è una carriera allenatore, quindi essendo quella giocatore io chiederò al mister di riposare, anche se non ha senso perché siamo alla prima partita, insomma alla prima partita di campionato, no dai, andiamo a giocare anche quella contro il Benevento, e quindi ecco, oggi facciamo tre partite, poi ci sarà la pausa per le nazionali, quindi appunto non ha senso riposare già la prima partita quindi diciamo che poi avremo il tempo di riposare, quindi andiamo oggi facciamo ben tre partite con calma e non finiamo direttamente il calciomercato, perché appunto nel caso arrivasse un'offerta interessante io vorrei assolutamente andare a giocare. Intanto qua avete visto che attacco, là davanti in coppia con Kwame, entrambi 75 di overall, entrambi ventenni, facciamo una super coppia offensiva e speriamo di portare tantissimi gol alla nostra squadra in questa stagione. Bene, quindi noi adesso la squadra l'avete vista e andiamo in campo a giocare questo in casa, tra l'altro Cittadella contro Cesena di Coppa Italia. Ecco, prendiamo il pallone. Partita che finora siamo veramente chiusa, dopo 18 minuti siamo ai primi tiri in porta e diciamo che abbiamo sprecato questa occasione, ma veramente un peccato perché non abbiamo fatto per niente una buona partita finora. Bello il nostro passaggio che diventa un assist, ma come hai fatto a sbagliare da là? Cioè dai, bel passaggio però anche là l'attaccante, cioè quel pallone andava assolutamente... Cioè era bellissimo il passaggio, dai, almeno farmi fare l'assist. No, Maya, mamma mia che razza di squadra. Vabbè, allora adesso si sono tutti svegliati, adesso le squadre cominciano un po' ad allungarsi e a vedere. In profondità, bello il pallone, ma non passa. Purtroppo, altrimenti. Ancora però adesso il Cesena, ma blocca tranquillamente Alfonso. Adesso andiamo via in velocità. Andiamo via. Maledizione anche a Doncourt là in difesa. Andiamo a pressare e recuperiamo un pallone veramente importante. Non riusciamo a tenere il fisico. Allora ancora al Cesena. Mamma mia. Attenti al cross qua. Parata facile sempre dal nostro portierone, insomma tanto portierone adesso che siamo in Serie A, non direi in Serie B, allora anche un 70 ad esempio è un portierone, ma in Serie A un 70 è veramente debole, insomma anche per la salvezza. E allora adesso può ripartire in contropiede il Cesena con un ottimo pallone filtrante che però va a vuoto come al solito. E allora qua c'è rimessa nel fondo sempre per il Cesena, che ultimamente sta attaccando tantissimo e noi non riusciamo, dobbiamo provare, insomma se facciamo fatica contro il Cesena figuriamoci poi contro il Benevento in Serie A cosa possiamo fare.
Vai qua a me, ottima sponda. Dai, fammi correre bene in velocità. Tiro veramente brutto. Inutile che esulti tanto. Non riusciamo a segnare altro che esultare qua. Senza motivo. Va bene, allora attenti adesso a Mancini che... Bravo con l'intervento difensivo, brava la nostra difesa. Vai qua me. No, siamo in fuorigioco, mamma mia. No, oggi non riusciamo a giocare, eh. Non riusciamo a giocare tranquillamente come noi sappiamo fare. Meno male che è finito qua il primo tempo perché... Altrimenti io non la vedevo proprio benissimo. Comunque abbiamo un 6.5, non abbiamo fatto molto, ma anche è stata una partita un po' troppo chiusa a mio parere. Vediamo intanto. E via 1. Poi perdiamo il pallone. Volevo fare un gol alla Messi, no? Scartandomi tutta la difesa, ma nulla, non c'è stato nulla da fare. Ma avrò tempo per fare un gol simile. Non vi preoccupate che entro la fine di questa carriera vi prometto che faccio un gol partendo da centrocampo, scarto tutti e poi segno. Allora adesso attenti comunque a Laribi, calcio d'angolo per il Cesena che noi siamo pronti sempre a partire in contropiede. Vai con me, prendi il pallone, dai. Ottimo. Dai, 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 passa. Ottimo, passa per Kwame. No, gira per me. Bravo, bravo, bravo te. Chiunque tu sia stato, sei stato bravo. È un altro rigore, mamma mia, questa carriera. Siamo bravi anche noi però a cadere, Però, cioè, mamma mia. Rigori su rigori, se... Dai, cominciamo bene questa stagione. Primo gol. Più uno di finalizzazione. Primo gol, sempre su rigore, ma l'importante è segnare. E poi comunque il rigore ce lo siamo guadagnati noi, Cioè, sono stato io qua a... Intanto recupero un altro pallone molto interessante. Bello il dribbling, ma purtroppo poi il difensore... Però l'idea era buona, ero anche riuscito a superarlo. Però poi è intervenuto un altro ancora e... Un difensore, mamma mia, oggi come pressiamo bene. Adesso però attenti a Mancini che perde il pallone e quindi noi possiamo ripartire un'altra volta in contropiede. Vai per Kwame, ottimo, Kwame sfonda. Andiamo via in velocità. Oh ma... Chi lo sa perché mi è partito il calciatore? Ancora un'altra volta, ma di fisico questa volta non siamo riusciti a passare. Ma andiamo in pressing. E adesso attenti all'attacco. No, scherzavo, siamo sempre noi in attacco. Ottimo Citarella. Stiamo vedendo un ottimissimo Citarella. Accidenti. Vai, dai che mi vedi, dai che mi vedi. Maledizione. Vai con me. Portiamo via l'uomo. E tira anche fuori. Ma come si fa, io dico. Cioè io dico come si fa. Una cosa incredibile sbagliare. Cioè sbagliano troppo sotto porta, secondo me. Devono essere più concreti. Dai. Attenti a Cascione adesso. 73esimo minuto. Ma perché? Ma si può sbagliare questi passaggi? Ma noi andremo a giocare in Serie A, mica... Cioè, poi mi dite come si fa a non arrabbiarsi, con una squadra che sbaglia certi passaggi, no? Così. Vai, ottimo. Niente, non sono riuscito nel dribbling, ma ci siamo ancora noi.
Vado via nel dribbling, ma non passo neanche questa volta e tiro centrale. Peccato, poteva essere una buona occasione. Avete visto che dribbling, mamma mia, stiamo migliorando tantissimo. Diciamo che riusciamo a crearci il giusto spazio per andare al tiro anche poi. È che non sempre ci riesco. Alzata e un altro gol, però c'era stata anche la deviazione. Però intanto 2-0 all'89esimo minuto. Ormai siamo infermabili, troppo forti. Questo Cittadella vola, signori. Vola. Ultimi minuti, 2 minuti di recupero. Speriamo di segnare ancora. Vai per Kwame. E finisce qua la partita, 2-0. Tutti i tifosi che esultano. 9, abbiamo segnato 2 gol. E potevamo fare un assist se quel maledettissimo attaccante, che dovrebbe essere il nostro amico, ma io veramente dopo un errore del genere, io veramente non posso assolutamente. Lasciamo perdere, va. Altro che amico. Vabbè, comunque adesso vado a fare gli allenamenti. Ci vediamo dopo per giocare la partita contro il Benevento. Allora, ho fatto gli allenamenti. Sono diventato, scusatemi, 76. Ma scrivetemi nei commenti se volete che io parlo del calciatore, cioè come me solo, o in, cioè, non so come spiegare. Insomma, scrivetemi se volete che io vi dica in prima, cioè faccio il video parlando in prima persona o in terza, perché cioè, io non lo so se in calciatore non saprei, devo guardare cosa fanno altri YouTuber. Comunque, a questo punto diciamo che ho deciso di fare un piccolo cambio di programma e andare a giocare soltanto questa prima partita di Serie A, quindi facciamo il nostro esordio e per oggi voglio fermarmi, ecco, facendo questa partita. Poi dal prossimo saremo un po' più veloci, giocheremo in trasferta contro il Benevento e cerchiamo di portare a casa i 3 punti, perché contro il Benevento è una nostra diretta, una nostra rivale per appunto la salvezza. E fatemi sapere appunto nei commenti, anche se nel caso mi arrivasse un'offerta, se devo andare via oppure, ma comunque se offrirmi, insomma, se voglio andare in un'altra, cioè se voglio, scrivetemi anche se secondo voi devo essere io a chiedere la cessione. Poi ovviamente l'episodio precedente lo trovate come al solito in alto nelle schede. E poi del resto nient'altro, ma guardate qua, intanto, ma guardate. Ma come, veramente non ho parole di come possiamo perdere il pallone qua, cioè, a volte facciamo benissimo, anche i nostri compagni secondo me non sono all'altezza. Io spererei che facessero qualcosa, la dirigenza spererei che facesse dei progressi, no? Specialmente a centrocampo, in attacco cioè, in attacco siamo messi benissimo, tra io e Kwame, che siamo entrambi 75-76. Però cioè, c'è bisogno di un centrocampo migliore se vogliamo puntare, insomma, se vogliamo fare meglio. Ah, battiamo anche i calci di punizione adesso, ottimo. Quasi quasi resto io, sapete. Andiamo via in velocità un'altra volta. Tiro fuori, però avete visto che bei inserimenti che riusciamo a fare. Diciamo che stiamo migliorando tantissimo e appunto speriamo di essere decisivi d'ora in avanti come in Serie B, perché vorrei fare una super stagione, una super annata, e chi lo sa, poi magari andare in una big europea, però dopo questa stagione, beh, dipende tutto da anche cioè dipende ovviamente dalle altre offerte che mi arriveranno. Volevo fare la bicicletta, ma attenzione ancora qua. Non riusciamo a fare l'1-2. Ma siamo sempre in attacco. Facciamoci dare il pallone perché dobbiamo andare noi a prendercelo perché i nostri centrocampisti non sono all'altezza, a quanto vedo. Grande la parata qua del portiere su un nostro tiro. Avete visto che, mamma mia, cioè, lì saranno stati 30 metri. Abbiamo fatto uno splendido
un tiro veramente spettacolare, eh. È presa sicura questa volta da parte di Belek, il portiere del Benevento. Bene, allora magari nel prossimo episodio taglio anche un po' di più, ma volevo che voi vediate questo esordio. E insomma, quasi con tutta la partita. Magari forse taglierò qualcosa, vedrò, però voglio insomma che si veda quasi con tutta la partita, perché il nostro esordio in Serie A è appunto. Andiamo via e poi però non riusciamo. Bella la sponda. Mamma mia, tutti su di noi. Di sinistro. E arriva anche il gol di sinistro. Esordio in Serie A. Primo gol, incredibile signori. 1-0 Cittadella al 28° minuto e abbiamo fatto un bellissimo gol in mezzo a tutta la difesa praticamente del Benevento. Dobbiamo ancora palla qua, attenzione. Tiro da quasi centrocampo, ma fallo arbitro no, secondo l'arbitro no. Sì, stavo dicendo che abbiamo fatto un gol spettacolare a incrociare di sinistro dopo che c'era tutta la difesa a marcarci. Bello il passaggio per Kwame in profondità. Kwame è sempre lui. E calcio, cerchiamo di guadagnare qualcosa di interessante, insomma. Occhio. Sempre Cittadella comunque. Mamma mia, come ci liberiamo bene. E incrociamo un'altra volta. 2-0 dopo 36 minuti. Questo Cittadella veramente vola. Ma grazie a un solo calciatore, a mio parere, però anche chi mi ha fatto l'assist. Sinceramente, non stiamo, non, come squadra, diciamo che siamo. Se togliamo appunto gli attaccanti, qua con me e io, siamo proprio. C'è una squadra di scappati di casa, si può dire, che clamorosamente è andata in Serie A, come prima, appunto, come prima. Perché siamo passati come primi, vi ricordo, dalla Serie B. Però come squadra in generale non siamo proprio forti, anzi. È solo grazie a noi due, io e Kwame, che in attacco facciamo veramente il devasto. Allora attenti adesso a Ramos con Parigini. Per ancora Ramos che perde il pallone. Però per poco cioè, lo stava recuperando. E penso che a questo gli facciamo anche il tunnel, ma non riusciamo ad andare via. E, diciamo, e finisce qua il primo tempo. Che lo sto facendo vedere tutta questa partita. Nel prossimo episodio, ecco, ripeto che taglierò qualcosa in più. Allora, inizio adesso il secondo tempo di Benevento. Cittadella in trasferta. Speriamo di fare l'esordio in casa, no? Per così segnare davanti ai tifosi. Ma amen. Comunque segneremo. Tranquilli che segneremo anche in casa. All'esordio in casa, in Serie A. Ecco, adesso possiamo ripartire in contropiede. Acceleriamo. Che difesa scandalosa, andiamo via. Mi sono allungato troppo il pallone, accidenti, però la difesa del Benevento veramente scandalosa qua, eh. Cioè, se pensa di salvarsi giocando in questo modo, veramente si sbaglia, non è come, eh. Bello il pallone in profondità. No, meno male che l'ho chiesto io, altrimenti neanche si sognavano di farmi questo passaggio. Mamma mia, un'altra bellissima parata. Questa volta del portiere del Cittadella. No, che Cittadella, scusatemi, del Benevento. Mamma mia, che tiro. Ancora calcio d'angolo. Era stato un bellissimo tiro a volo comunque. E questa volta l'ho chiamata, ma poi il passaggio non era male, ma io sono andato avanti, non, infatti ho sbagliato. Però guardate come stiamo pressando bene. Ottimo. Dai, passate quel pallone. Andiamo via, dribbling. Mamma mia, avete visto? L'avevo mandato al baretto, al difensore, per poco, mamma mia, se riuscivo a riconquistare di nuovo il pallone. Potevamo fare un'azione veramente incredibile. Bene, allora questo. Vediamo. Passa magari al volo. Bella la sponda. Dai che mi vedi? No. Però sono costretti ad allontanare sempre perché non riescono a fare di più.
i calciatori del Benevento. Cioè, io mi lamento di questa squadra. Di testa vai. No, accidenti, sono andato troppo. Ho attaccato troppo la profondità. Dico che mi lamento della Cittadella come squadra, ma cioè, il Benevento è messo peggio, sinceramente. Andiamo via, non andiamo via invece. Lì il difensore, il terzino ha letto bene la situazione, però non abbiamo concesso molto, eh. Cioè, allora facciamo così, vi faccio vedere tutta questa. Mamma mia che dribbling, andiamo via in velocità. Cioè, comunque. Cioè, vi sto mostrando tutta la partita e avete visto quanti tiri del Benevento. Cioè, è una squadra messa veramente male, eh. Intanto qua. Punizione per il Benevento, perché era in fuorigioco il nostro carissimo amico. E intanto qua rimessa dal fondo, sempre. Sì, ma anche te, ma non andare a passare indietro, andiamo avanti, non giochiamo all'indietro. E adesso siamo costretti a regalare un calcio. No, non un calcio, era una rimessa laterale oggi. Non so neanche cosa dico. Comunque adesso possiamo partire in contropiede. Dai, 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 dai. Ma no, andiamo avanti, non torniamo indietro. Vabbè che siamo 2-0, ma cerchiamo di far bella figura segnando tantissimi gol. Ottimo, persino di fisico teniamo. Calcio di punizione. Ah, ok, per noi. Vediamo. Passaggio come brutto cross, a me sembrava buono, sinceramente. Va bene. Prima azione, questa ve la devo assolutamente mettere. Anche se taglio qualcosa, perché prima azione del Benevento in cui riescono. No, scherzavo, non riescono a fare niente, quella è l'unica verità. Ecco, siamo veramente. Non sanno fare due passaggi in croce, di fila. Mamma mia. Avete visto che ignoranza qua in campo? Si vede che è un gioco. Gente che cade sopra un altro perché inciampa. Veramente clamorosamente. Dai, dai, lungo in profondità. E noi vediamo, lo osserviamo, ma purtroppo. Il taglio l'aveva fatto. Forse diciamo che entrambi abbiamo un po' di colpa. Comunque siamo al 90° ormai. Bello il controllo. E andiamo via. Mamma mia, rimpallo che favorisce un attaccante qua. Sono solo, passa, passa. Ma dai, ma muoviti a fare quel passaggio, accidenti. Certo che la difesa del Benevento. Cioè, si insegna proprio. No, per poco. Ma come hai fatto a non segnare da là? Cioè, eri dentro la porta, incredibile. Cioè, vedete che cosa succede quando le squadre non sono forti. Andiamo a vedere un attimo. Cioè, mi dovete spiegare, guardate che roba. Palo e poi da lì come mi spiegate come ha fatto a non segnare lì l'attaccante? Cioè, guardate. Vabbè. Guardate, palo e poi l'altro, cioè, sei dentro la porta. Caspiterina, cioè. Traversa palo e poi non riesce a metterla dentro, ma guarda, allora, ditemelo, prima che stiamo giocando veramente. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Allora, vi ricordo di seguirmi su Instagram, link in descrizione. Poi iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. E basta, da Marco Sport 41 è tutto. E ci vediamo con un prossimo video. E basta. Arrivederci. Buon pomeriggio a tutti.